Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi scopriamo insieme gli altri stampi che ho realizzato con la gomma siliconica Silend. Quindi ve li mostro man mano. Allora, questi praticamente se ne stanno già venendo fuori. E vediamo un po' questo, che è lucido così. In effetti, se vedete un po', il lucido c'è. Bisogna vedere poi se con la resina prende appunto la lucentezza. Questo che era un cuoricino che se ne è caduto, però lo vediamo nell'altro stampo. Questo perché voglio fare sempre una coppia di orecchini. Altra coppia sono i quadrifogli. Questo e questo. Bellissimi. Le margheritine, queste sono già venute via fuori. E le roselline. Bellissime. Guardate, stupendo, bellissimo. Poi abbiamo quest'altro, infatti sto già tirando via tutto con le mani, e con i cuoricini. Questi qua sono i cuoricini, 1, 2, perfetti. Questi altri cuoricini fatti col fimo sono un po' più grossi, anche questi sono belli però opachi. Questa è la stella marina. Eccola. Bellissima, guardate quanti dettagli ci sono. I fiorellini della Thun, sempre fatti col fimo. Questo è un pochino... C'è poco... Ho spinto troppo, mi sa anche questo. Ho spinto parecchio. Sì. Vabbè, poi ci metto sotto un po' di altra gomma. Un po' di altra gomma. Questo è uscito benissimo. Questo è l'altro. Poi abbiamo questo che ha le due roselline fatte così, perché ci voglio fare sempre degli orecchini. Questo e questo, bellissimo. Sono tutte opache però, peccato, però giustamente i charm sono opachi. Questo, stupendo. Sì. E la chiave di violino. Questo ho dei seri dubbi che l'abbia fatta dalla parte giusta, però vedremo quando facciamo, quando usiamo la resina, vediamo un po' che ho combinato. Poi abbiamo la chiave, che questa abbiamo molto facilmente, e anche questa è perfetta. E poi se la vedete un pochino così, con i contorni non proprio regolari, è perché ne ho ricavato poi dell'altra gomma per fare questa. Questo che è girasole, anche questo è un pochino sottile, devo metterci l'altra gomma. Questo è uscito bene. E questo ciondolo con la luna, bellissimo, stupendo. Sì, è approvato. Sì. Quindi questi sono tutti quanti gli stampini che ho realizzato con la gomma siliconica Silend. Vi ricordo sempre che vi lascio il link giù nell'info box per chi è interessato ad acquistarla. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo giovedì con un altro video. Ciao!